Bene, ed ora una parte di Polifemo dedicata a Leporano. Ci occuperemo infatti della processione dei misteri che si è snodata per le vie di Leporano venerdì scorso e poi un momento che ha visto coinvolti l'amministrazione comunale ed una scuola di Leporano proprio all'insegna della ecologia, della tutela dell'ambiente. Polifemo, come tutti sapete, ha dato grande spazio agli eventi, ai riti della Settimana Santa di Leporano. La scorsa settimana vi abbiamo mostrato la Via Crucis vivente del lunedì. Oggi, questa sera, vi mostreremo le immagini dei riti appunto del Venerdì Santo, della processione dei misteri. E allora, Sindaco, il Venerdì Santo è il culmine della passione di Gesù, la collettività leporanese è tutta unita, tutta stretta per rivivere questo che poi è il mistero della fede, ma anche attualizzato, no? Perché si vive in prima persona quella sofferenza, cioè quel pathos. Senz'altro la processione è l'evento più importante della Settimana Santa, perché in pratica racchiude in sé tutti i misteri sostanzialmente del passaggio in pratica di Gesù nella migliore vita, diciamo, quindi la resurrezione, quindi il mistero in effetti che sta alla base di noi cattolici. È importante perché la comunità leporanese ancora una volta si stringe attorno ai riti della Settimana Santa, in particolare a questa processione dei misteri. Ed è importantissima questa collettività perché ci tiene tantissimo, non solo Taranto, ma anche Leporano ha sempre espresso vicinanza e forte impegno. Tradizione proprio. Tradizione verso questa processione che è stata sempre sostenuta e chiaramente è nel cuore di tutta la comunità leporanese. Yolanda Lotta, la comunità ecclesiale e l'amministrazione comunale insieme per rivivere il mistero della passione. Sì, anche questa sera diciamo che la comunità leporanese si stringe intorno a quest'atto di fede che è la processione dei misteri, e noi con forte e con spirito partecipiamo a questa, diciamo, a questa cerimonia. Io vorrei augurare a tutti i leporanesi, a tutta la provincia, ma a tutto il mondo, un momento di pace, perché su quello che stiamo vivendo diciamo in questi ultimi istanti, in questi ultimi momenti, non mi viene che dire pace e amore a tutto il mondo. Trovato un mucchio di spine in un angolo che servivano per accendere la sera il fuoco, per dare l'avvio al fuoco, vengono utilizzate in quel modo delle spine molto acuminate, ne fanno una corona e al malcapitato Gesù che torna dalla flagellazione i soldati si stringono intorno.
Siamo ora con il presidente del Consiglio Comunale di Leporano, Pagano. Presidente, un suo pensiero, lei rappresenta la massima assise cittadina, ecco lo spirito con cui le istituzioni vivono e partecipano a questa processione. Ma lo spirito è quello di sempre, le istituzioni non possono mancare alla processione o alla Settimana Santa come di consueto. L'amministrazione comunale è sempre stata vicina alla Chiesa e alla comunità leporanese, per cui stasera siamo lieti di poter partecipare alla processione. Signore, come detto poc'anzi con il sindaco, il venerdì è il momento clou dei riti, è il momento di sofferenza, il silenzio e poi la risurrezione. Appunto questo è il senso profondo della Pasqua. Sì, in realtà il Venerdì Santo è il cuore proprio della Settimana Santa e del Triduo Pasquale che noi stiamo vivendo e celebrando, perché in questo giorno noi commemoriamo la passione, la morte del nostro Signore Gesù Cristo sulla croce, che è l'evento principale unitamente chiaramente alla resurrezione, no? Per quanto riguarda la nostra fede cristiana cattolica. I riti della Settimana Santa e specialmente quelli del Venerdì Santo sono particolarmente sentiti dalla popolazione che partecipa pienamente a questi avvenimenti, ecco, la processione dei misteri che è fatta anche qui da noi di 8 simulacri che sono molto antichi, tra l'altro sono del 1700, lignei molto belli, raffigurano i momenti più importanti della passione di Gesù. Ecco, apre la processione la tradizionale troccola, che è questo strumento in pratica che serviva a richiamare l'attenzione della gente, perché non potendosi suonare le campane che tacciono dal Giovedì Santo fino alla veglia di Pasqua praticamente, ecco, si utilizzava questo strumento per richiamare l'attenzione della gente. Dei segni, questa croce particolare che sopra reca un po' tutti i segni della passione di Gesù, la lancia con la quale fu colpito il costato del Signore, la spugna con la quale fu abbeverato di fieli, il calice, il gallo di San Pietro, il tradimento di San Pietro, i dadi con i quali i soldati si sono giocati le vesti e così via, le fruste con le quali Gesù è stato flagellato, la corona di spine e tutti gli altri segni della passione. Poi dietro di essa vi è un perdono, chiamato così proprio perché era una richiesta di perdono al Signore, lo si faceva per penitenza, quello di portare una croce che veniva appunto offerta al Signore come sacrificio. E poi le bellissime 8 statue, quella di Gesù nell'orto del Getsemani, che è raffigurata nell'atto in cui chiaramente Gesù viene consolato dall'angelo, la flagellazione alla colonna, l'Ecce Homo, il momento
momento in cui Gesù è condannato a morte, la caduta sotto la croce, è molto bella questa statua, significativa, la croce, il grande crocifisso, Gesù morto, la dolorata che chiude il corteo delle statue, la mamma di Gesù che segue nel dolore il figlio. Quindi aveva perso tantissimo sangue, nonché forze ovviamente, e poi gravava sulle sue spalle l'immane peso della croce che era un tronco di legno, noi qui la vediamo bene.